Ciao a tutti e benvenuti nel mio angolo creativo. Oggi ragazze iniziamo un bellissimo tutorial, un bellissimo maglione che io ho pubblicato sul gruppo Ok Maglioni Rosso, che tutti si sono innamorate e mi hanno chiesto di fare questo bellissimo tutorial. Prima di tutto voglio ringraziare tutte le nuove iscritte, le amiche che mi lascia sempre quel bellissimo messaggino che fa tanto piacere, alle nuove iscritte nel canale, ringrazio a tutte voi, un bacione enorme a voi e un abbraccio forte forte da Jacquard Uncinetto. In più voglio dirvi che questo bellissimo tutorial che realizzerò insieme a voi oggi va dedicato alla Sabrina Gagliata e alle gruppine del mio gruppo che è stato richiesto di fare questo tutorial. Dopo vi dico il perché questo tutorial va proprio alla Sabrina Gagliata per i suoi bellissimi filati, per il suo bellissimo filato che mi ha mandato, e poi proseguendo il tutorial vi spiego tutto, vi faccio vedere questo bellissimo tutorial. Spero che vi piaccia e soprattutto che piaccia anche alla Sabrina. L'ho fatto veramente con il cuore, ok, per la nostra amicizia, ok carissima, un bacione. In più poi dopo, proseguendo il tutorial, vi do tutte le indicazioni per iscriverci al gruppo della Sabrina Gagliata e anche alla sua pagina se volete acquistare i bellissimi filati che lei propone ogni tanto su Facebook. Ok ragazze, andiamo avanti con il nostro tutorial di Scaldati Uncinetto. Non dimenticare di iscriverci al mio canale, iscriverci, lasciate quel bellissimo mi piace che fa tanto piacere, pubblicate i miei tutorial, se realizzate i miei tutorial, se vi piace pubblicate nel mio gruppo, siete tutte benvenute nel mio gruppo, anzi ho due gruppi e una pagina su Facebook, si chiama sempre Jacquard Uncinetto, ok, primo gruppo, il secondo gruppo Jacquard Uncinetto pubblicità e vendita, in più ci abbiamo anche la pagina su Facebook, ok, Jacquard Uncinetto. Lascio tutto sotto la info box, cliccate e andate direttamente sui due gruppi, anche sulla pagina se vi fa piacere. Seguitemi anche su Instagram se vi fa piacere, sempre iscritto Jacquard Uncinetto. Io vi aspetto a braccia aperte, mi fa tanto piacere. Ciao ciao gruppina, diamo inizio al nostro bellissimo tutorial, spero che vi piaccia, ciao ciao. Quindi oggi il nostro tutorial è questo bellissimo maglione molto morbido e facile da realizzare anche per le principianti. Boh, io questo maglione ho realizzato con Yanarte, Maratan si chiama, è un 56% metallic, 7% wool, 7% viscose e 30% acrilico. Il numero di colore è 913 dell'813. Si lavora, ho lavorato praticamente con un uncinetto 4,5, ok? Però oggi vi propongo lo stesso maglione, ok? Con questo bellissimo tutorial che farò oggi con voi, ma sì, con questo bellissimo gomitolone morbidoso, bellissimo, ok? Il Van Gogh Soft Touch Luxe top qualità microfibra. Allora, questo è il colore 03 dell'808 22, ok, adesso lo tolgo, aspettate, ecco, perché ecco, allora, quindi questo bellissimo gomitolone morbidoso, ok, soprattutto con questo lurex e multicolor che si vede, non si vede, molto bello, ok, ha 200 grammi e benzin 700 metri e 97 microfibra e 3% poliester, si lavora con 4 e 5. Io oggi lavorerò con voi con uncinetto 4,5, ok, poi avete bisogno di un metro, ok, un forbicino
e dei marcaponti. Però prima di realizzare, come ho detto, lasciate quello bellissimo mi piace, iscriveteci al mio canale di YouTube, soprattutto pubblicate i miei tutorial se vi fa piacere. Ok, in più ecco qua un uncinetto 4,5, lavorerò oggi. Più volevo dirvi che questi due bellissimi filato mi è stato è arrivato, ok, da una amica che vende filato pure lei su Facebook, ok, si chiama Sabrina Gagliata. Se andate su Facebook lo trovate e lei vende i filati, scusatemi, su il gruppo, c'è anche la sua pagina, quindi se volete acquistare Van Gogh oppure Jan Art, ok, cercate il gruppo della Sabrina, ok, Gagliata. Iniziamo a prendere un po' di appunti. Allora, questo bellissimo tutorial di oggi, ok, lo faccio proprio per ringraziare alla Sabrina Gagliata e a tutte le gruppine. La taglia SM, ok, prendete appunto, la taglia LXL e ho anche la taglia XL e XXL. Quindi per la taglia SM, ok, va diviso così, ok, va 14 da una parte, 14 catenella qua, 14 qua, 19 qui, 14 qui, 14, 19, totale per questa taglia SM 94 catenelle. Per la taglia LXL sono 134 catenella e va diviso da 20, 20, 27 per le spalle, 27 ancora per le spalle, 20, 20 catenelle qua. Per la taglia XL, XXL vanno fatte 168 catenelle e va divisa 27 catenella qua, 27 qua, 30 per le spalle e 30 qua, 27, 27. Poi volevo dirvi che potete realizzare con qualsiasi filato, però se cambiate filato dovete lavorare con uncinetto 4,5, ok? Avete preso appunto, faccio così, fate la schermata, gli screenshot, prendete appunti prima di iniziare e il nostro tutorial per la taglia desiderata vostra. Come ho detto dall'inizio, ridico ancora, potete lavorare con qualsiasi filato, ok? Basta che il numero di uncinetto sia 4,5, perché se lavorate con un filato più sottile e uncinetto più sottile dovete fare più catenelle, ok? Andiamo avanti. Ecco qua, già ho preparato le mie 94 catenelle per fare la taglia SM. Preparate le vostre catenelle per le vostre taglie per il maglione Van Lux. Questo tutorial va dedicato alla Sabrina Gagliata, ok, e le gruppine che mi hanno chiesto di realizzare. Quindi qua chiudo con un punto bassissimo nella prima catenella, questo filo giro verso qua così lo nascondo, salgo con 3 catenelle, ok, e nella prossima catenella, questa è la prima, ok, la seconda è questa, inizio lavorando un punto alto, ok, vado dentro la catenella, prendo un punto alto, questo è il secondo, ok, vedete che il filo che è rimasto lavoro così lo nascondo già, ok, in mezzo ai punti alti, 3 4, ok. Quindi guardando il mio disegno che sto lavorando, la taglia SM, devo lavorare 14 punti alti, sono qua, ok, già ho fatto 4 punti alti con le catenelle, sono 4, vado avanti, quando ho finito di farmi 14 punti alti torno con voi, fate anche voi
i punti che vi servono, perché la L XL sono 20 punti, la XL e XXL sono 27 punti, tanto io farò i miei 14. A dopo. Eccoci qua, ho preparato i miei 14 puntiati. Contiamo. 1, 2, 3, con più 3, 6, 9, 1, 10 e 4 punti alti sono 14. Faccio il prossimo punto alto nella prossima catenella, però qua tra un punto alto e l'altro prendete un marcapunto e mettete proprio in mezzo, ok? Tra il 14° punto alto e il 15°. Quindi ora tocca a fare 19 punti alti, ok? Quindi ho fatto già uno, faccio il secondo, e terzo. Vado avanti, faccio i miei 19 punti alti e torno con voi. Andate avanti. Eccoci qua, io ho fatto i miei 19 punti alti, ok, contiamo. 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10, 3, 3, 6 e 3, 9. Mi raccomando, dovete contare anche voi che siano giusti, perché sennò veramente non viene bene il nostro lavoro. Quindi devo essere precisi per le taglie e la divisione, come ho fatto, deve essere giusti per qualsiasi taglia. Adesso faccio ancora un punto alto. Allora, aspettate, 14, 19, quindi niente, faccio un punto alto. Ho fatto i 19, anche qua prendo un marcapunto e ci metto qui in mezzo, scusatemi, tra un punto alto e l'altro. Quindi 19 punti ho fatto, adesso tocca fare i 14 punti alti. Quindi ho fatto uno, faccio il secondo, ok, faccio il terzo, poi torno con voi quando ho finito i miei 14 punti alti. Andate avanti anche voi. Eccoci qua, ho fatto ancora 14 punti alti, contiamo 3, vedete 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10, con 4, 14. Adesso faccio 3 catenella, vado nel prossimo punto alto, entro, ok, e qua, qui è la parte, vedete, va diviso così, qua è davanti, ok. E anche qua è la parte di dietro, quindi va una V qua e qua, e va diviso così: 14, 19 punti e 14. Quindi adesso tocca lavorare 14 punti alti. Ok, ho fatto già uno e secondo e terzo, ok. Vado avanti, lavoro i miei 14 punti, torno con voi. Eccoci qua, ho fatto 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10, più 4 sono 14. Faccio ancora un punto alto, che è il 15°. Però qua, mi raccomando, prendete un marcapunto, un pezzo di un filato di un altro colore, e tra un punto alto e l'altro, ok, metteteci un marcapunto. Adesso mi tocca lavorare i miei 19 punti alti. Ho fatto già uno e secondo, ok, e terzo. Lavorerò 19 punti alti, torno con voi. Mi raccomando, dovete contare bene, ok? E soprattutto mettici tra i 14 e 19 punti un marcapunto in mezzo, ok? Io vado avanti, faccio i miei 19 punti alti, torno con voi. Eccoci qua, ho finito i miei 19 punti alti, guardate, ok? 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10, 3, 3, 6 e 3, 9, sono 19 punti alti. Quindi adesso preparo ancora uno, ok? E anche qua, tra un punto alto e l'altro, dovete metterci
un marcapunto, ok? E adesso tocca lavorare i miei 14 punti alti per la mia taglia che sto realizzando. Poi voi, mi raccomando, ok, per ogni taglia, eccolo qua, vedete, fate la schermata. Allora, taglia SM, 14 punti alti, un marcapunto, 19 punti alti, un marcapunto, 14 punti alti, poi qua facciamo 3 catenella e poi un punto alto e faremo ancora 14 punti alti, un marcapunto, 19 punti alti, un marcapunto, 14 punti alti, poi qui si fa la V con la divisione di 3 catenelle e per la taglia LXL sono 20 punti alti. Marca punti 27, marca punti 20, poi la V, ok, poi 20 punti alti, marca punto per la divisione più 27 punti alti, marca punto, poi 20, poi c'è la V per la taglia XL, XXL, 27 punti alti, marca punti, 30 punti alti, marca punti, 27 punti alti, faremo la V con una divisione di 3 catenella più 27 punti alti, marca punti, 30 punti alti, marca punti, più 27 e qua faremo la V con la divisione di 3 catenelle. Andate avanti. Io adesso devo fare i miei 14 punti alti, quindi il secondo, ok, e terzo, ok, farò i miei 14 punti alti e torno con voi. Andate avanti per le vostre taglie. Eccoci qua, sono arrivata, vedete, ho fatto 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10 più 4 sono 14, giusti giusti, va a finire nell'ultima catenella. Quindi adesso si fa 3 catenelle, saltiamo una, due, nella testa si entra, ok, entriamo e faremo punto bassissimo. Allora, per ogni taglia che state lavorando, io ho dato tutte le misure, ok, io ho dato le catenelle d'inizio, ho dato tutto. Per la taglia SM che sto lavorando io ho fatto 94 catenelle. Se fate la LXL sono 134 catenelle e fate la divisione come ho fatto io, 20, 27, 20 e marca punti, ok? Per la taglia XL, XXL, 168 catenella e fate la stessa lavorazione che sto facendo io, ok? Adesso questo maglione che è molto bello di effetto, ma è sempre un punto di ripetizione, ok? Punti alti a rilievo. Quindi adesso iniziamo a lavorare tutti i punti alti a rilievo fino ad arrivare qua al nostro spazio. Quindi primo, cosa fate? Una catenella, se gira un uncinetto qua, se gira ancora qua dietro alle catenelle, vedete qua, entra qui, prendo il mio filo, eccolo, esco qua, vedete? Adesso faccio un giro così e quindi qua ho, vedete, due rasoline. Quindi adesso prendo tutto, chiudo e faccio una, due catenella con le due rasoline, sono tre, quindi continuo lavorando prendendo sempre davanti punti alti a rilievo, 2, 3, ok, 4, 5, io vado avanti lavorando tutti punti alti a rilievo, ok, fino tutto questo arrivare qua. Andate avanti anche voi lavorando solamente punti alti a rilievo prendendo davanti. A dopo. Eccoci qua, vedete, ho lavorato tutti i miei punti alti a rilievo prendendo davanti. E mi raccomando, i nostri marcaponti non dovete togliere, ok, per il momento dovete lasciare. Allora, sono arrivata qua, ok, nel mio angolino, che quindi qui lavoriamo due punti alti, ok, i nostri aumenti saranno qui da questa parte e da questa. Per ogni giro che faremo faremo sempre due punti alti, 3 catenelle e due punti alti, ok. Abbiamo fatto un piccolo ventaglietto, quindi ora
per tutti questi ponti alti dobbiamo lavorare ponti alti a rilievo prendendo davanti, eccolo qua, passo qui, prendo mio filo, giro e porto dietro, eccolo qua, uno, aspettate, secondo, ok, e il terzo, il quarto, ok. Adesso lavorate tutti i ponti alti a rilievo fino ad arrivare qua, ok, alle nostre catenelle. Andate avanti, andrò avanti anche io. Eccoci qua, sono arrivata all'ultimo punto alto a rilievo, cosa ho fatto? Quindi siamo arrivate alle tre catenelle, quindi qua si fa due ponti alti, ok, 3 catenelle. Questo passaggio, ogni volta che fate questi due giri di punti alti o gli altri punti, ricordate sempre che qua va con 3 catenelle di separazione. Ritorniamo dentro e faremo ancora altri 2 punti alti, ok? Eccoci qua. Poi salto 1, 2 nella terza catenella, entro. Aspettate che... Ecco qua, sono messa male con... ecco, sono entrata. Ok, prendo il mio filato e punto bassissimo. Per salire facciamo 1, 2, 3, 4. Ok? Adesso si cambia la lavorazione. Quindi... oppure sa cosa possiamo fare? No, va bene così. 4 catenelle, salto un punto di base, vado dentro a questo punto qua e faccio un punto alto. Una catenella, salto uno, vado nel prossimo e faccio un punto alto. Una catenella, salto uno, nel prossimo un punto alto. Ok? Una catenella, salto un punto di base, vado nel prossimo proprio sopra, ok, e un punto alto. Mi raccomando, ok, queste caselle dovete lavorare sopra il punto alto sottostante. Quindi adesso lavoriamo tutte caselle fino ad arrivare qua all'ultimo punto alto e torno con voi, sempre un punto alto separato da una catenella. A dopo. Eccoci qua, ho lavorato tutte le mie caselline, ok, sempre saltando un punto alto, facendo un punto alto, una catenella, salto uno di base e un punto alto nel punto alto sottostante. Quindi l'ultima casellina va a finire proprio nell'ultimo punto alto, quindi qua una catenella, vado dentro, faccio un punto alto, 3 catenelle, 2, 3, sempre 3, e torno e faccio un punto alto, ok? Eccolo qua, abbiamo fatto una V. Una catenella, nel primo punto alto di base sottostante faccio un punto alto, ok? Ecco, abbiamo finito nell'ultimo punto alto, iniziamo nel primo punto alto sottostante. Quindi lavoriamo scendendo, saltando, ho fatto un punto alto, una catenella, salto un punto di base che è il secondo qua, vedete? Salto questo, vado qui nel secondo e faccio un punto alto, una catenella, salto uno di base, vado nel secondo e un punto alto, una catenella, salto uno, nel prossimo un punto alto. Allora dovete lavorare così, scendendo, saltando un punto alto di base sottostante. Si fa un punto alto, una catenella, un punto alto, così faremo, scendiamo tutto questo pezzo qua fino ad arrivare all'ultimo punto alto qua sottostante, ok? Andate avanti lavorando così. Ecco qua, sono arrivata, ok? Ho fatto l'ultimo punto alto nell'ultimo punto alto sottostante. Una catenella, vado dentro, faccio
un punto alto, 1, 2, 3. Catenella ritorno, un punto alto, una catenella e nel primo punto alto, ok, faremo subito un punto alto, ok? Una catenella e salto, 1, 2 nella testa, entro. Allora, salgo con 3 catenelle, ok, 2, 3. Vi spiego un attimino, questa maglia, maglione, ok, è lavorato solamente, molto semplice, con questi 3 giri, ok, di ripetizione. Ho fatto 1, 2, 3 giri con voi, adesso inizio tutti i punti alti, vi faccio vedere, il prossimo giro è tutti i punti alti a rilievo. Non dimenticare di mettere 2 punti alti qua, 3 catenelle, 2 punti alti, quando fate i punti alti a rilievo. Invece quando fate tutte le caselle, non dimenticare che nel primo punto alto, ok, che finisce, se fa un punto alto, una catenella, qua nelle 3 catenelle, se fa la nostra V con la separazione di 3 catenelle e nel primo punto alto che inizia si fa subito un punto alto, una catenella e così si salta uno e si lavora così. Nello spazio di una catenella faccio un punto alto. Nel punto alto sottostante faccio un punto alto, nello spazio un punto alto, nel punto alto sottostante un punto alto, sempre in mezzo proprio, un punto alto allo spazio, ok? Un punto alto nel punto alto sottostante, mi raccomando prendete bene così proprio in mezzo un punto alto. Lavorate così fino ad arrivare, ok, all'ultimo punto alto che è questo qua, ok? Sempre un punto alto nello spazio, un punto alto nel punto alto sottostante. Andate avanti, ecco qua, sono arrivata all'ultimo, vedete? Tutti i punti alti, normali. Arriviamo al nostro spazio, lavoriamo sempre 2 punti alti, che qui i nostri aumenti, ok? 2 punti alti, 3 catenelle e 2 punti alti, ancora uno, il secondo, ecco qua, si è intrecciato il filo, un attimino solo. Allora, scendiamo lavorando sempre un punto alto nel primo punto alto sottostante, un punto alto nello spazio e un punto alto nel punto alto sottostante, ok? Lavorate così fino ad arrivare al prossimo spazio di 3 catenelle. Scendete tutto questo fino all'ultimo qua e poi torno con voi. Ecco qua, sono arrivata all'ultimo punto alto, quindi nello spazio sottostante faccio 2 punti alti, ok? Sempre 3 catenelle, ritorno nello spazio sottostante e finisco il mio ventaglio con 2 punti alti, ok? Nel punto alto sottostante faccio un punto alto, nel spazio faccio un punto alto, nel un punto alto sottostante faccio ancora un punto alto, ok? Nello spazio faccio un punto alto e siamo arrivati al congiungere i 2 punti alti, quindi salto una catenella, 2 nella testa, entro, ok? E faccio un punto bassissimo. Poi adesso iniziamo a lavorare punti alti a rilievo, ok? Quindi inizio con voi, vi faccio vedere, ok? Poi fate tutto il giro di punti alti a rilievo prendendo avanti, quando arrivate allo spazio di 3 catenelle fate 2 punti alti, 3 catenelle, 2 punti alti, ritornate indietro lavorando punti alti a rilievo prendendo avanti. Quindi la partenza è una catenella, giro il mio uncinetto qua, passo qua così, vedete qua, prendo questo, passo tutto qua, giro così, ho, vedete, 1, 2 asoline, quindi passo un punto bassissimo, 2 catenelle e inizio lavorando tutti i punti alti a rilievo prendendo davanti. Farò tutto questo giro completo e farò vedere ancora una volta questo.
questo giro di caselle, però devo spiegare una cosa a voi quando ho finito tutto questo giro. Quindi lavorerò tutti i punti alti a rilievo prendendo avanti, qui faccio 2 punti alti, 3 catenelle, 2 punti alti, e sempre dovete fare i nostri ventagli con 2 punti alti, 3 catenelle, 2 punti alti, 3 catenelle, si inizia a lavorare i punti alti a rilievo anche da questa parte qua. Finirò tutto questo giro e torno con voi per fare il prossimo giro, che è molto importante, che è la partenza per fare tutto il nostro maglione. Ok, andate avanti. Ecco qua, ho finito il giro, tutto il giro di punti a rilievo. Adesso l'importante è questo giro qua, che procederemo a lavorare ugualmente, uguale a questo. Allora, 3 catenelle per un punto alto, 1 per lo spazio. Mi raccomando, quando fate le vostre caselline deve combaciare con questa sottostante, ok, uguale. Se sbagliate poi si vede, quindi salto 1 e vado nel prossimo. Fate solamente attenzione alle vostre caselline quando fate, ok, o vostri quadretti, come volete chiamare. Una catenella, salto 1, nel prossimo faccio un punto alto, ok, una catenella, salto 1, vado nel prossimo un punto alto. Adesso vi faccio vedere, dovete solamente fare attenzione ai prossimi giri uguale, vedete che è dritto e dritto e dritto, ok, anche questo. Allora, io ho fatto con voi 1, 2, 3, 4, 5, 6 giro, ho finito l'ultimo giro, ok, di punti alti a rilievo, come avevo detto prima. Quindi contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 giri, ok? Quindi adesso qui faremo 2 catenelle, tagliamo il filo, ok, e adesso lavoreremo in altro modo. Eccoci qua, questi giri. Allora, prima di tutto metto un pezzo di filo, lo facciamo così, prendiamo questo rosso, questa parte qua, ok, lo metto, questo pezzettino di rosso che non trovo marca punti, la parte di dietro, ok, questa, e questa qua è la parte davanti, ok. Adesso lavoreremo in altro modo, questo filato lo lascio qui, possiamo dopo, quando ho finito, che nasconderò tutti i filati, poi nascondo. Allora, prendiamo il filato, giriamo a rovescio, adesso lavoriamo da una parte poi un'altra, quindi iniziamo dalla parte di dietro, ok. Allora, dove sta il mio marca punto? Eccolo qua, che non lo vedo, devo mettere da questa parte qua, aspettate, faremo così, che così vediamo. Vedete questo marca punto qua che abbiamo messo, no? Quindi adesso qua in mezzo, ok, qui in mezzo, quindi dobbiamo iniziare a lavorare, ok, qua, ok, qua, quindi lo sposto, se non lo lascio lì, e gli metto anche un pezzo di filato rosso per farvi vedere come dobbiamo lavorare. Allora, questo qua è questo, ok, metto qui, qui, ok, ok, dobbiamo lavorare qua, ok, quando giriamo è questo qua, ok, poi veniamo da questo verso qua, quindi qui proprio sopra, vedete che è sopra qua, qui è proprio qua sopra, quindi
metto qui un altro pezzo di filo rosso, così lo so dove iniziare a lavorare. Metto meno solo, ok. Allora, vediamo un attimo adesso se ho messo bene. Ok, allora. Prima del marca punto ho messo, ok, è qua, quindi questo qua è quello prima, questo qua, perché questo è dopo, ok, quindi va bene, giriamo il nostro lavoro, ok. Quindi iniziamo a lavorare. Abbiamo una catenella, ok. Se nel caso non avete capito, ok, cosa faremo? Contiamo dai quadretti, quindi faremo qui il primo punto, quindi contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadretti. Contiamo qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadretti. E qua, allora vedete che ho sbagliato, non è qui, è qua, fate attenzione, quindi qui si qua, quindi vediamo se adesso va bene. Vediamo totale dei quadretti da una parte, totale da un'altra, quindi contiamo ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Inizio qua. Allora contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Inizio qua. Giusti. Quindi mi raccomando, quando iniziamo a lavorare dobbiamo contare, ok, praticamente il punto alto sottostante, quindi entriamo qua, ok, facciamo un punto basso, prendo questo filato e posso già iniziare a lavorare insieme. Una catenella, 2, 3 e 4, ok. Poi dopo nasconderò, salto uno, vado nel prossimo e faccio un punto alto, anzi lo nascondo da qua, guardate come farò qui per nascondere questo filato, salto un punto, vado nel prossimo, tiro questo, quindi tolgo un uncinetto, vado, passo qua così, e quindi questo filo va nascosto qua così, ecco. Prendo, faccio una catenella, salto uno, vado nel prossimo. Se guardate bene, stiamo facendo i quadretti uguali, vedete, sottostanti ai punti, eccolo qua. Quindi una catenella, salto uno, nel prossimo entro e faccio un punto alto, ok, una catenella, salto uno, nel prossimo un punto alto. Adesso dobbiamo lavorare avanti, indietro, ok, catenella, salto uno, nel prossimo un punto alto, una catenella, salto uno, nel prossimo un punto alto, una catenella, salto uno, nel prossimo, che okay, qui dobbiamo entrare qua, ok, eccolo qua, sono entrata e faccio un punto alto, una catenella, prendo il filato e nascondo pure, salto uno, vado nel prossimo un punto alto. Andate lavorando così fino ad arrivare, ok, proprio al nostro centro, che è qua. Quindi qua una catenella e nascondo il filo, salto uno, vado nel prossimo, un punto alto, tolgo, passo qua e questo filo qui, così nascondo, una catenella, salto uno, vado nel prossimo e un punto alto, tolgo, faccio passare il filo, eccolo qua, e quindi qui, ecco, nascondo una catenella, salto uno, nel prossimo un punto alto, ok, così, e nascondo,
una catenella, salto uno nel prossimo un punto alto, ok? Una catenella, salto uno nel prossimo un punto alto, ecco qua. Poi una catenella, vado qua, faccio un punto alto, ok? Questo punto qua, faccio due catenelle, entro, faccio un punto alto, una catenella e vado direttamente al primo punto alto sottostante, faccio un punto alto e lavoro così fino ad arrivare, ok, al ultimo punto alto dove ce l'ho il filo rosso commesso, ok? Mi raccomando, se non avete un filo, marca punto per vedere dove dovete lavorare, ok? Dove essere uguale da una parte all'altra, come abbiamo contato prima, i nostri quadretti sottostanti da lasciare e soprattutto lavorare uguale, ok? Vedete, ai archetti sottostanti. Così viene un bel effetto al nostro bellissimo maglione. Invece, se non lavorate pari a quello sottostante che abbiamo già fatto, non viene l'effetto bello, ok? Quindi sto arrivando già al mio filo rosso, ecco qua, una catenella, salto uno nel prossimo un punto alto, una catenella, salto uno nel prossimo un punto alto, ok, ancora una catenella, salto uno nel prossimo un punto alto, una catenella, salto uno e nell'ultimo qua, ok, faccio un punto alto. Prima di andare avanti dobbiamo contare ancora una volta quanto quadretti c'è qui e quanto qua, quindi contiamo dopo la V che abbiamo fatto qui nello spazio sottostante, un quadretto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ok, 14, vediamo se qua pure c'è 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, quindi è giusto, quindi possiamo girare il nostro lavoro, ok, iniziamo a lavorare ancora, facciamo tutta la ripetizione che abbiamo già fatto qua, quindi una, due, tre catenelle per salire dentro lo spazio un punto alto, ok, prendo il filo, un punto alto nel punto alto sottostante, un punto alto allo spazio, un punto alto sottostante, così dobbiamo lavorare ritornando indietro. Poi adesso lavoriamo sempre girando il verso del nostro lavoro, quindi andiamo avanti così, farò tutto il mio giro, ok? Ricordate sempre che quando arriviamo qui dobbiamo fare due punti alti, due catenelle, due punti alti, ok? Andate avanti così, poi torno con voi. Eccoci qua, io ho fatto tutto il mio giro con un punto alto, ok? Sono arrivata qui, ok? Ho fatto due punti alti nello spazio sottostante, due catenelle, due punti alti nello spazio sottostante. E qua c'è un ventaglio, ok? È la parte di dietro questa. Quindi sono tornata indietro lavorando tutti i punti alti. Poi qua nell'ultimo dovete agganciare nell'ultima catenella, ok? Adesso giriamo il lavoro, dobbiamo lavorare avanti e indietro. Ecco qua, lascio una catenella. Anche se prendiamo da qua va bene lo stesso, giriamo verso qua così e un punto alto a rilievo, due catenelle e aspettate che il rilievo, vedete che è da questo verso qua, quindi ho sbagliato, scusatemi, dobbiamo fare il rilievo la parte davanti, ok? Una catenella, già ho fatto, prendiamo così, faremo, passiamo così e passiamo le due asoline, saliamo con due catenelle e continuiamo lavorando
punto a rilievo prendendo da dietro. Ecco qua. Andiamo avanti così. Ecco qua. Ok. Si lavora avanti, indietro. Quindi adesso sto facendo punta rilievo prendendo da dietro, non come prima che stavamo lavorando in tondo. Allora farò tutti i miei punti alti prendendo da dietro, poi torno con voi. Ok, andate avanti così fino ad arrivare qua al nostro spazio sottostante. Ecco qua, sono arrivata all'ultimo punto alto. Io ho fatto il mio punto alto a rilievo prendendo da dietro, quindi arrivo allo spazio e lavoro un punto alto. Ok, il secondo, 2 catenelle e ancora 2 punti alti dentro lo spazio sottostante. Questa sarà la nostra ripetizione sempre. Ok, allora qua prendo il mio filato, passo il mio filo così, prendo il filato, passo qua e lavoro punti alti a rilievo prendendo da dietro. Andiamo avanti così, andate avanti anche voi lavorando così fino ad arrivare all'ultimo punto alto che è il sottostante e poi torno con voi. Ecco, così andate lavorando così. Ok, tutti i punti alti prendendo da dietro e il davanti si vede così. Ok, andate avanti così ragazzi, adesso taglio questo filo e questo qua che si vede. Ok, andate avanti. Eccoci qua, sono arrivata al penultimo. Ok, e l'ultimo prendendo sempre così come abbiamo fatto gli altri. Ok, ecco qua, giro il mio lavoro, vedete che il rilievo è uguale agli altri. Quindi abbiamo fatto un giro, due giri, tre giri, quindi adesso tocca fare il giro con i nostri blocchetti. Quindi per salire saremo con 4 catenelle, 3 e una 4 per lo spazio. Salto 1, nel prossimo un punto alto. Riguardate sempre se pari a quello sottostante che è questo qua, quindi è dritto. Ok, una catenella, salto 1 e nel prossimo catenella, salto 1 e nel prossimo entro. Quindi dobbiamo lavorare così per 10 giri. Ok, quindi questo è il quarto giro che sto facendo con voi, sempre la ripetizione di come ho detto prima. Io ho fatto anche vedere lavorando avanti e indietro. Ok, dovete lavorare 10 giri in totale. Ok, quindi andate avanti così. Io quando arriverò al decimo giro torno con voi e diamo inizio a fare la parte di dietro. Questa è solo la parte davanti. Ok, quindi ricordate sempre quando arrivate alle nostre catenelle. Ok, adesso vi faccio vedere ancora una volta, poi procediamo lavorando avanti e indietro per 10 volte. Ok, questo è il quarto giro, quindi ecco qua, l'ultimo è sempre qua, salto 1, l'ultimo è qui. Ok, una catenella di separazione, qua faccio un punto alto, 2 catenelle, ritorno e faccio un punto alto, una catenella e nel primo punto sottostante faremo un punto alto e così andiamo avanti lavorando. Ok, andata e ritorno, andata e ritorno per 10 volte. Quindi qua ho fatto un giro, 2 3 4, torno con voi a il decimo giro
e poi vi faccio vedere come procede andando avanti con nostro bellissimo maglione. Eccolo qua come sta venendo, vedete? Ok, quindi ho fatto 1 2 3 4, farò ancora altri giri andate e ritorno, in totale sono 10 giri più questi qua che abbiamo già fatto, quindi sarà 1 2 3 4 5 6 7 8 giri più 10, sono in totale 18 giri. Andate avanti, torno con voi quando ho finito i miei 10 giri. Eccoci qua, ho finito, ok, i miei 10 giri, vi faccio vedere. Ecco qua, mi raccomando, qua in mezzo, ok, sempre in ripetizione, 2 punti alti, 2 catenelle nel giro dei quadretti, 1 punto alto, 2 catenelle, 1 punto alto, ok. Allora, quanti insieme avevo fatto? Un giro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misuratevi, ok, guardate se arriva allo scalfo delle maniche questo pezzo qua, va bene? Se per voi state facendo la taglia XL, XXL, fate ancora 3 giri in più. Ok, che sarebbe 1, 2, 3 o anche 6, dipendendo di quanto senno c'è, se è abbondante o no, quindi da 3 giri a 6, ok? Misurate, ok, la parte davanti, questa è la parte di dietro, scusate, questa è la parte di dietro che c'è, ho messo questo filato qua. Adesso iniziamo a fare la parte davanti, uguale come abbiamo fatto qua. Passo la così qua, adesso diamo inizio a fare quell'altra parte, abbiamo fatto questo, ok, andiamo inizio qua. Allora da qui, ok, a qui ci abbiamo, contiamo da scacchetti, ok, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ok, scacchetti liberi 11, quindi inizierò da qua. Una volta che avete iniziato da questo verso qua, ok, che deve essere in totale, guardate, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 scacchetti, ok, prima della V qua, quindi 14. Allora vi ho detto già, vedete anche qui c'è il marca punto, ok, qua c'è il marca punto, eccolo qua, lo faccio vedere dove sta, eccolo, ok, quindi abbiamo iniziato il punto alto dopo il marca punto, che sarebbe questo qua, quindi qua dobbiamo iniziare dopo il marca punto, che è questo qua, ok. Spero che sia stata chiara. Prendo il mio filo, dove ho messo l'inizio, eccolo, ho preparato già il mio capietto, iniziamo, faremo un capietto. Allora, sempre al rovescio come abbiamo lavorato prima, entro qua, faccio un punto basso, ok, questo filo già inizio a lavorare, quindi una catenella, 2, ripasso filo 3 e l'ultima per gli spazi 4, prendo il mio filato, salto 1, vado nel prossimo, faccio un punto alto, tolgo il mio uncinetto, prendo questo filo, passo da questa parte qua, così posso bloccare, ecco, una catenella, salto un punto, vado nel prossimo e faccio un punto alto, questo filo lo posso lasciare perché dopo lavorando i punti alti si nascondono, salto uno, vado nel prossimo, un punto alto, ok, salto uno,
Artemis, ecco. Una catenella, salto 1, vado nel prossimo, un punto alto. Una catenella, salto 1, nel prossimo, un punto alto. Una catenella, salto 1, nel prossimo, un punto alto. Una catenella, salto 1, un punto alto. E così lavorerò fino ad arrivare al mio spazio sottostante, ok, di 2 catenelle. Poi dobbiamo ricontare per vedere se sono giusti giusti i nostri scacchetti che abbiamo messo anche qua, se è uguale alla parte davanti che già abbiamo fatto. Ecco qua, una catenella, salto 1, vado nell'ultimo, un punto alto, una catenella, e qua faccio un punto alto nello spazio sottostante, 2 catenelle, ritorno e faccio un punto alto per chiudere la mia V. Adesso contiamo quanti scacchetti abbiamo fatto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quindi sono giusti giusti con questo che abbiamo fatto. Guardate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quindi una volta che avete preso appunto, avete messo o un marca punto o un filo qui per dare inizio a questo giro, quindi qua sarà più facile quando contate che siete arrivati, scusatemi, a 14 e casello, quadretti o come volete chiamare, dovete fermarci. Quindi una catenella, vado nel primo e faccio un punto alto, guardate, catenella, lavorerò contando già, quindi ho fatto 1, 2 e terzo quadretto, una catenella e quarto quadretto, una catenella e quinto quadretto, saltate sempre un punto alto sottostante, ok, per secondo, vabbè, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e settimo, ottavo, nono, saltando sempre un punto alto, decimo, undicesimo, dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo. Vedete che ricontiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, quindi 2 catenelle, anzi 3. Qui vedete che allora è stato sempre iniziato dopo il marcapunto, che è da questa parte qua, quindi siamo giusti, ok. Ecco qua, mi raccomando, dovete, perché qui ho messo lontano, l'ho messo prima, invece va messo dopo, quindi va messo qua, ok. Ecco, e questo ho detto dall'inizio, se contate bene, quindi qua potete contare i fermarci. Allora giro, ecco qua. E adesso dobbiamo lavorare come abbiamo lavorato la prima parte, ok, 10 giri, questo è il secondo giro di ripetizione, ok. Quindi io vado avanti lavorando già come ho fatto vedere a voi, ok, molto semplice, facile da lavorare, come dico sempre, massimo di effetto. Quindi ragazzi, andate avanti, torno con voi quando ho finito i miei 10 giri e poi torno con voi, diamo inizio, ok, a fare gli scalfi per le maniche,
e iniziare a lavorare in tondo, ok? Quindi andate avanti così e poi ritorno con voi. Fatti lo stesso lavoro che abbiamo fatto qua per 10 volte, guardate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e finisci con i quadretti. Io sto nel secondo giro, mi raccomando, fatti 10 giri, poi torno con voi. Eccoci qua, ho finito i miei 10 punti alti, sia la parte davanti e la parte di dietro. Contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando sono arrivata qua, dovete fare 2 catenelle, tagliamo il nostro filo e tiriamo, ok? Poi dopo questo filo, lavorando, lo nascondiamo. Quindi questa è la parte davanti, ok? Questa, che ho messo questo filo, è la parte di dietro, ok? Quindi una volta che abbiamo fatto le due parti davanti e questa dietro, ok, cosa fate? Girate tutto il vostro lavoro così. Va bene, questa è la parte di dietro, davanti, metteteci dei marcapunti qua, ok, così, mettete ancora uno qua tra questo quadretto e questo, ok, andate a misurare, vedete lo scalzo delle maniche, ok. Una volta che avete messo i marcapunti e avete indossato, quindi rendeteci conto se basta 10 giri che abbiamo fatto oppure dovete fare 13 giri, 3 giri in più, come ho detto, 3 giri in più vuol dire punto alto a rilievo e i nostri quadretti. Invece se basta 10 giri, a posto. Importante che andate a misurare prima di andare a lavorare. Adesso andiamo a lavorare in tondo, ok? Scendiamo il nostro maglione dritto, però non a punta, ok? Poi al finale vi faccio vedere come rimane dritto, non così a punta, ok? Adesso diamo inizio al prossimo giro. Adesso andiamo a unire tutti i nostri angolini qua. Mi raccomando, come ho detto prima, andate a misurare. Allora, questa è la parte davanti, come ho detto prima, giriamo, ok, lavoriamo la parte di dietro, che è questa. Prendo il mio filo. A questo punto, come vedete qua, ci abbiamo, aspettate, la nostra V qua, punto alto, 2 catenelle punto alto, quindi iniziamo a lavorare su questo punto alto qua, dopo la V, che sarebbe il primo punto alto che va messo sotto, ok, a questo punto alto sottostante. Ok, qui è un quadretto nel primo, quindi prendiamo il nostro filato, facciamo un capietto, ok, entriamo qua sopra proprio il punto alto, facciamo punto bassissimo. Questo filato lo posso lasciare qua, tanto adesso lavoro punti alti, quindi lo nascondo. Quindi salgo con 1, 2, 3 catenelle, vado al punto alto e faccio nello spazio, ok, di una catenella faccio un punto alto. Prendo il filo, vado sopra il punto alto, faccio un punto alto, ok, ancora nello spazio uno sopra il punto alto sottostante, ok, ancora uno. Dobbiamo lavorare così fino ad arrivare all'ultimo, ok, quadretto.
adesso vi faccio, vedete che ho nascosto tutto il filo che era rimasto, quindi rimane qua. Allora dovete lavorare così, punti alti, fino a arrivare gli ultimi due quadretti, ultimi due, e poi torno con voi. Mi raccomando, un punto alto sopra il punto alto sottostante, un punto alto nel nostro spazio di una catenella, un punto alto sopra il punto alto. Andate avanti lavorando così, lasciate liberi due scacchetti, poi torno con voi. Andate avanti così. Eccoci qua, sono ritornata, ho lavorato fino al penultimo punto alto. Adesso tanto lasciamo così questa parte qua, ok? Adesso andiamo a unire. La stessa lavorazione che farò qua lo faremo in ripetizione, sempre sotto allo scalfi delle nostre maniche, ok? Attenzione, quindi prendo il mio filato, vado dentro, prendo il filo, tiro e non chiudo, un punto alto senza chiudere, ok? Poi prendo il mio filo, vado qui sopra, ok, proprio nell'ultimo punto alto che ho fatto, prendo il mio filato, punto alto a metà e non chiudo, ok? Quindi ci abbiamo 1 2, prendo il mio filato, prendo questa parte, questa è davanti, la parte davanti, stiamo lavorando la parte di dietro, quindi prendo il mio filo, vado qui, conto, dovete contare bene, 1 2, saltiamo 1 2 nella testa, entro, ok, tiro il mio filo e non chiudo, quindi sono 3 punti alti senza chiudere, prendo il mio filo, vado qui dentro e il prossimo faccio lo stesso e non chiudo, quindi ci abbiamo 1 2 3 e 4. Adesso tiro tutti insieme, ok, chiudo, torno qua nello spazio sottostante e lavoro il mio punto alto, nel punto alto sottostante faccio un punto alto, ok, nello spazio un punto alto, nel prossimo punto alto sottostante faccio un punto alto, quindi vedete rimane 2 punti alti senza chiudere e poi altri 2 qua senza chiudere, poi si chiude tutto insieme. Questa è la nostra chiusura del nostro scalfi delle nostre maniche. Continuerò lavorando tutti i punti alti, ok? Quando arrivo qua in mezzo faccio 2 punti alti, 2 catenelle, 2 punti alti, continuo a lavorare tutti i punti alti. Quando arrivo al penultimo qua, punto alto, lavorando sempre tutti i punti alti, ritorno con voi e vi faccio vedere come fare la unione, ok? Andate avanti così. Questo giro è solo punti alti, ok? Quando arrivate al penultimo quadretto, da quell'altra parte, la parte davanti, poi torno con voi, ok? Andate avanti così, ragazze. Eccoci qua, sono arrivata, ok? Al penultimo, quindi finisco questi 2 punti alti che mancano e adesso andiamo a fare la unione, ok? Quindi prendo il mio filo, entro, faccio un punto alto a metà e non chiudo, prendo il mio filo, vado qua proprio sopra, dovete andare sopra al punto alto sottostante, aspettate che è un po' chiuso, ecco, sono riuscita, prendo e faccio ancora uno a metà e non chiudo, ok? Prendo questa parte qua, questo filo lo lascio qui che già inizio a nascondere, quindi salto una catenella, 2, nella stessa catenella qua entro, ok, prendo mio filo, faccio un punto alto e non chiudo, sono 3, vado in mezzo qua allo spazio sottostante il secondo e non chiudo, quindi praticamente ci abbiamo 4, 1 2 3 4. Quindi adesso prendo il mio filato, chiudo tutto, tiro un po' e chiudo, ok? Quindi qua inizio a lavorare sopra il punto alto, un punto alto,
giro un po', ecco, siamo proprio sotto allo scalfo della seconda manica, perché la prima, vedete già che abbiamo già un nitto, fatto la unione, questa è la seconda manica, ok? Quindi continuo lavorando sempre i punti alti allo spazio, punto alto sopra, punto alto sottostante, e continuo lavorando così, nascondo anche il filato che è rimasto, ok? Proprio sopra dovete lavorare il punto alto, vado in mezzo, punto alto e ancora un punto alto, quindi lavorerò così fino ad arrivare, ok, l'ultimo scacchetto qua. Torno con voi, lavorate così tutti i punti alti, ok? Adesso iniziamo a lavorare in tondo, quindi andate avanti con questo giro solamente di punti alti. Ecco qua, sto arrivando. Ricordate sempre che la lavorazione qua, ok, ogni angolo sia davanti che di dietro. Continuiamo a lavorare come abbiamo lavorato, ok, prima, quindi nell'ultimo punto alto prima dello spazio si lavora uno punto alto, dentro lo spazio sempre due punti alti insieme, ok, 2 catenelle e 2 punti alti ancora nello stesso spazio e poi sopra il punto alto un punto alto, nello spazio un punto alto, quindi siamo arrivati alla nostra unione. Allora qua saltiamo 1 2 nel terzo, nella terza catenella entriamo punto bassissimo, ok? Prima di andare avanti volevo prendere un po' di misure con voi, ok? Allora, questa è la parte di dietro, che è dove c'è questo qua, la parte di dietro. Adesso misuro, ok, quanto c'ha di largo il mio maglione. Qua c'ha un 59 centimetri, 59 centimetri, ok, qua. Poi il nostro scalfo delle nostre maniche dalla unione a qua ci abbiamo 17, aspettate, 16 centimetri, ok, non 16, scusatemi, 6 centimetri più questo qua arriva a 22 centimetri, scusatemi, 22 centimetri totali il nostro scalfo delle maniche. Poi quando andiamo a fare le maniche vi faccio vedere se volete stringere un po' o volete lasciare così. Allora, adesso dobbiamo lavorare in tondo, ok? Dobbiamo fare gli stessi punti che abbiamo fatto qua. Quindi, prima ho fatto punto alto e secondo qua dobbiamo fare punto alto prendendo a rilievo davanti, ok? Quindi, ho fatto l'unione con punto bassissimo, una catenella già ho fatto, quindi prendo il mio filato, ok? Passo qua e passo qua, prendo questo filo, giro così, vedete due asoline, quindi passo qui e ho fatto già un punto alto a rilievo, però ho tirato troppo questo, ecco, facciamo così, passo qua dentro ancora una volta, qua prendo il mio filo, vedete qui tutte e due, e quindi qua posso, scusatemi, tirare il mio filo, quindi uno, la seconda catenella e la terza, quindi adesso è un punto alto a rilievo prendendo davanti, quindi continuo lavorando così, ok,
lavorerò punti alti a rilievo fino ad arrivare, ok, sotto gli scalfi delle maniche, e vi faccio vedere come procede lavorando per fare le diminuzioni, ok? Andate avanti così, lavorando sempre punti alti a rilievo, venendo davanti fino ad arrivare qua, che qua continuiamo ancora a fare le nostre diminuzioni. Andate avanti, ecco qua, scusatemi, quindi rimasti due punti alti sottostante, poi qui c'è l'unione, ok? Quindi cosa faremo? Prendiamo il nostro filato, passo qua, prendo un punto alto a rilievo davanti e non chiudo, ok? Non chiudo, prendo, vado nel prossimo, ok, qua, e non chiudo, saltiamo la unione, andiamo proprio qui al prossimo, aspettate, 1, 2, 2 senza unire, ok, senza chiudere, rifacciamo, aspettate che mi sono ingarbugliata, scusatemi, prendo il mio filato, entro, faccio un punto alto a rilievo prendendo avanti e non chiudo, ok, prendo il secondo e non chiudo, ecco qua. Qua prendo tutto questo qua, vedete, possiamo passare anche qui e qua, vedete, prendiamo anche qui, faremo un punto alto a rilievo e non chiudo, è il terzo, ok? Prendo il mio filato e faccio altri due, che è questo qua, punto alto nello spazio sottostante, quindi entro qui e non chiudo, è il quarto, e prendo l'ultimo che è qua. Aspettate, prendiamo ancora una volta, ecco, e adesso vado a contare, c'ho 1, 2, 3, 4, 5, perché 5? 2 di qua, che è i punti alti, che è un punto alto allo spazio, uno sopra il punto alto sottostante, più abbiamo preso tutti questi 4 qua e abbiamo fatto un punto alto a rilievo, ok? Poi abbiamo preso questo qua, che è un punto alto, e questo, quindi in totale sono 5. Chiudo adesso tutti insieme. Prendo il mio filo, vado allo spazio, no, scusate, vado sopra il punto alto, prendendo da qua, faccio un punto alto a rilievo, e secondo, e continuo lavorando così, punti alti a rilievo, ok, fino ad arrivare a quell'altro scalfi delle maniche e vi faccio rivedere come unire insieme, ok? Vado avanti lavorando così, quando arrivo allo spazio di 2 catenelle si lavora 2 punti alti, 2 catenelle, 2 punti alti, però adesso lavoriamo in tondo, quindi è più facile, in più è più veloce da lavorare in tondo, quindi adesso dobbiamo lavorare così per arrivare alla lunghezza desiderata, ma più o meno vi dirò fino a quando quanti giri dobbiamo fare, ok? Quindi andate avanti lavorando così, punti alti a rilievo prendendo avanti, ok? Tutto questo, quando arrivate qua in mezzo, fate 2 punti alti, 2 catenelle, 2 punti alti, continuate lavorando punti alti a rilievo. Quando arrivate qua, che mancano 2 punti alti, ok, prima della unione qua, fermateci. Quando arrivo qua, torno con voi, andate avanti. Ecco qua, sono ritornata, ok, sono sempre sotto al secondo scalfo delle maniche, quindi prendo il mio filato, entro, prendo il mio filo, faccio il primo punto alto a rilievo e non chiudo, prendo ancora, faccio il secondo, vedete che questo è il secondo, poi qui c'è l'unione dei 4 punti, entro, faccio un punto alto a rilievo e non chiudo, ok, prendo il mio filo, vado qui, guardate, passo qua, passo qui in mezzo, prendo pure qua e il terzo punto alto a rilievo e non chiudo, prendo ancora questi 2 punti alti, prendo il primo, entro, tiro e non chiudo, e quarto e quinto,
e l'ultimo, prendo, ok, e non chiudo, quindi ci abbiamo 1, 2, 3, 4, 5. Adesso posso tirare tutte insieme, prendo il mio filo e continuo lavorando punti alti a rilievo, ok? Allora, ho fatto vedere due volte alla unione e la seconda volta, ok? Dobbiamo lavorare così fino ad arrivare, ok, la lunghezza desiderata. Quindi la diminuzione dei punti alti a rilievo è così. Quindi andiamo avanti, ok? Poi iniziamo il prossimo giro, che è dei quadretti, e farò vedere anche a voi come fa la diminuzione, scusatemi, e sotto gli scalfi delle maniche per fare i nostri quadretti. Andate avanti lavorando così, ok, fino ad arrivare alla unione dei punti alti, e poi ritorno con voi, ok? Tanto è tutta ripetizione, ok, i nostri punti. Io devo lavorare tutto qua, punti alti, qua faccio due punti alti, due catenelle, due punti alti, continuo. Quando arrivo qua torno con voi, andate avanti così. Ecco qua, sono arrivata all'ultimo punto alto a rilievo, quindi qua salto una, due, e nella terza catenella, che è questa qua, ecco, che prende bene proprio in mezzo alla catenella, punto bassissimo. Vedendo qua, quindi questo è il primo, ok, quadretto che dobbiamo fare, quindi saliamo con 1, 2, 3, 4, 3 catenella e un punto alto, una catenella di separazione, quindi salto 1, vado nel prossimo, entro, ok, nel punto alto e faccio un punto alto. Quindi adesso lavoriamo i nostri scacchetti, salto 1, vado nel prossimo, guardate sempre che sono dritti, uguale a quello sottostante, e 1, catenella, salto 1, vado nel prossimo e faccio un punto alto, ok? Dovete essere proprio pari, ok, dritto al il punto alto sottostante, anche qui uguale, qui dovete lavorare così fino ad arrivare, ok, 3 punti alti e si fermate qua, ok, lavorate così, poi torno con voi, tutti punti alti separati da una catenella, ok, lavorando come abbiamo già fatto prima, ho fatto vedere non so quante volte, quindi lavorate così, poi faccio vedere la nostra diminuzione sotto i nostri scalfi delle nostre maniche. Andate avanti. Eccoci qua, sono arrivato, ho fatto tutti i punti alti separati da una catenella. Fate attenzione a che combaciano, ok, con i quadretti di sottostante. Quindi sono arrivata, ok, e qui c'ho 1, 2, poi c'ho la diminuzione, quindi ho fatto un punto alto, ok, quindi rifaccio insieme a voi, ok? Allora prendo il mio filo, salto 1, entro nel prossimo, entro proprio qua, ok, guardate, tiro e non chiudo, ok? Salto 1, vado nell'ultimo punto alto, ok, poi qui abbiamo la unione dei 5 punti alti sottostante, giusto? Quindi salto 1, vado nel prossimo, entro proprio sopra, ok, faccio un po' fatica, però ecco qua, entrerò, ecco, entro, non chiudo, ok, e sono 2. Salto tutta la unione, vedete che qui vicino c'è un punto alto, che è il punto alto dello spazio qua, quindi vado qui dentro, ok, salto tutta la unione, vado dentro al punto alto, ecco, entro, tiro
e non chiudo, ok? Prendo ancora, salto un punto. Aspettate. No, andiamo qua, guardate. Proprio attaccato qua. Qua dobbiamo andare, perché questo saltiamo e vado nel prossimo. Quindi qui è il secondo, è il terzo, 1, 2, 3. Salto 1, vado qui perché questo è sopra il punto alto sottostante, e questo che ho fatto è qua sopra il punto alto sottostante, se vedete. Quindi salto 1, vado nel prossimo, entro, ok, tiro il mio filato, ecco, e ci abbiamo 1, 2, 3, 4, e qua posso chiudere, ok. Proprio così. Poi faccio una catenella, salto 1, vado nel prossimo, ok, qui, e faccio un punto alto, eccolo qua. Quindi qua ci abbiamo 1, 2, 3, 4, 4 punti, ok, uniti insieme. Una catenella e continuiamo, saltando 1, nel prossimo entro, faccio un punto alto, una catenella, salto 1, nel prossimo entro, faccio un punto alto, ok. Andate avanti lavorando così i nostri scacchetti. Prendete proprio sopra, ok, punto alto. Guardate come rimane, vedete, viene proprio dritto, deve scendere dritto qua, ok? Ogni giro che faremo venirà dritto, vedete? Qua. Quindi la diminuzione faremo qui e da questa parte qua uguale. Quando arrivo qua rifaccio insieme a voi. Invece là, gli aumenti va fatto qua, qua e qua, ok. La nostra lunghezza dipende tutto da questo qua. Quando indossate, ok, io farò massimo 13 giri, massimo 16 se voglio tanto lunga, però andando avanti, ok, dovete decidere la lunghezza della punta del nostro bellissimo maglione, ok. Quindi adesso vado avanti così, lavoro tutto qua, i miei quadretti, quando torno e arrivo qui vi faccio vedere ancora una volta come fa la diminuzione, ok? Andate avanti lavorando così. Eccoci qua, vi faccio vedere un'altra volta come abbiamo lavorato sotto lo scalfo della manica, rifaccio con voi qua. Quindi deve rimanere 1, 2, 3, 4, ok? 4 punti alti prima della unione. Quindi fatto un punto alto, una catenella, salto 1, ok? E lavoriamo questo punto qua, entro. Guardate, entro qui. Punto alto e non chiudo. Prendo il mio filato, salto 1. E l'ultimo è questo qua, ok? Quindi entro qua, non chiudo. Quindi adesso salto tutta la unione e questo è il mio primo punto alto. Quindi vado qui, ecco qua, qua. Nel primo punto, ecco. Primo punto alto e questo è il terzo, scusate, allora un punto alto senza chiudere, il secondo e il terzo. Prendo il mio filo, salto 1 e direttamente vado a finire qua, vedete, qui questo è l'ultimo, ok, entro, chiudo e qui posso chiudere tutto insieme. Quindi ho chiuso 1, 2, 3, 4 punti alti senza fare, no, scusate, dopo una volta chiuso e i 4 punti alti, una catenella, salto un punto che è questo qua, fammi girare, vedete, guarda,
infatti un punto, c'è questo qua, un punto che è qui nello spazio, nel prossimo che è qua, inizio lavorando, vado dentro, ok, e lavoro il mio punto alto, inizio lavorando i miei quadretti. Ricordatevi che ho fatto vedere già il primo e il secondo, ok, qui sotto gli scalfi delle maniche va lavorato sempre così. Nel caso non avete capito, ritornate indietro il tutorial per vedere questo pezzettino qua, perché se faccio vedere ancora una volta il tutorial già è lungo, sarà più lungo ancora. Io vado avanti, ok, lavorando i miei quadretti, poi il prossimo giro farò punti alti, quindi devo lavorare in ripetizione. Come ho detto prima, la lunghezza di questo maglione dovete decidere voi, se volete corto, se volete lungo, se volete, cioè a piacere vostro. Quindi adesso dobbiamo lavorare in tondo fino ad arrivare, adesso giro un attimo, ecco, vedete che viene dritto qua, venirà sempre dritto. Allora io farò 13 giri, ok, io ho fatto insieme a voi il primo, il secondo e il terzo giro, farò ancora 10 giri, va bene? Quando indossate al 13° giro questa punta qua, arriverà sotto l'ombelico, se volete più lunga dopo l'ombelico, oppure se arriva all'ombelico e per voi va bene, fermatevi subito, perché questa è la lunghezza, ok, del nostro maglione qua. Io vi do questa lunghezza qui che ho adesso, vi faccio vedere un attimo, ecco, così facciamo di meno, ancora meno, ecco. Allora vediamo quanto ho di lunghezza, già quanto è lungo, ok, allora dal qua quanto è lunga, già sono arrivata a 37 di lunghezza, quindi devo arrivare su 55 massimo 60 se voglio abbastanza lungo, ok, quindi tutto dipende da qua. Quando arrivate la lunghezza desiderata dovete indossare. Comunque guarda che meraviglia, ok, come venirà la nostra diminuzione qua. Ricordate sempre che è dai primi quattro che abbiamo uniti, che era l'unione proprio totale, poi andando su erano 5 punti alti senza lavorare e poi chiuso tutto insieme. Invece i scacchetti sono 1 2 3 4 punti alti senza finire, ok, metà punti alti e poi si chiude tutto insieme, come ho fatto vedere. Quindi questa adesso sarà tutta la vostra ripetizione, i punti, poi qui si diminuisce, ok, le diminuzione qui è dove aumentiamo, facciamo i nostri aumenti, perché qua adesso va 2 punti alti da una parte, 2 catenelle, 2 punti alti, quindi ai fianchi, ai lati si diminuisce, in punta si aumenta, facciamo gli aumenti, ok? Io lavorerò fino alla lunghezza desiderata, ok? Poi torno con voi, vi dico quanti giri ho fatto. Fino ad ora io ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 giri, ok, sempre ripetizione facendo insieme a voi.
Quindi andate avanti e poi torno con voi. Quando sono arrivata alla lunghezza desiderata, iniziamo a fare le nostre maniche e poi facciamo la rifinitura del nostro bellissimo maglione. Andate avanti, vado avanti pure io, poi torno con voi. Non dimenticate quel bellissimo mi piace, iscriveteci, ok? Cliccate la campanella, così YouTube vi manda ogni video tutorial che faccio, vi manda un messaggino, ok? Andate avanti.